Buonasera signore e signori, sono Esce 88, benvenuti con la decima parte della nostra vita Pokémon Rubino. L'ultima volta abbiamo sconfitto tutti qui al cottage del signor Salsedine. Quindi dopo questo doppio flick parliamo con il signore appunto per farci dare... Ah, non abbiamo sconfitti tutti? Allora anche questi di qua sono... Eh sì, anche questi, io pensavo che erano soltanto quei tre, no. Questo bello, tipaccio, questo è proprio birbo, eh. Allora, vediamo che Pokémon ha, un Pucciena. Noi allora andiamo avanti con Shroomish, Pucciena a livello 12, utilizziamogli una botta in testa. Usa grido di lotta, così si aumenti l'attacco. Io ero convintissimo che basta, cioè erano solo tre nelle precedenti versioni, però vabbè. Ok, e poi Carvagna. Allora, Carvagna questo non lo possiamo trovare perché è un'esclusiva di Pokémon Zaffiro. Praticamente è un Pokémon di tipo acqua, veramente molto forte, che assomiglia a un Piranha, appunto. Anche già dal nome si può capire che però ha preso un mega assorbimento e viene sconfitto. Ovviamente molto forte, Carvana. Poi a carta vetro, quindi se lo colpite vi danneggia anche. Ok. Ehi, ma da dove sei sbucato? Ehi, biscio, andiamo, ehi. Ok, andiamo qua giù. Spiamo lei, credo sia l'ultima. Quanto ci mettono ad arrivare gli spaghetti allo scoglio che ho ordinato? Io ho fame! Senti, ho fame! Ok, lei ha tipaccia invece, Giusy, che ha un Sibley! Diventa un Pokémon diamante, perché ha posto gli occhi a dei diamanti, Pokémon tipo spettro. Diciamo che è fortino, non tantissimo, ma insomma, se la gioca bene. Utilizza Individua, noi utilizziamo Parassiseme, ma si protegge. Allora, via di nuovo con Parassiseme. Eccolo qua. E utilizza Sgomento, che si può far tentennare. E vediamo un po'. Perché ho paura che con Mega Assorbimento gli togliamo la mazza. Possiamo provare, al massimo metteremo Mushroom dopo. Utilizza di nuovo Individua. Per fortuna gli abbiamo utilizzato Parassiseme. Ok, via di nuovo. No, non abbiamo fatto praticamente niente. Utilizza Sgomento. Allora a questo punto dobbiamo fare una sostituzione. Intanto bene, l'abbiamo addormentato con la Spargispora. Ottimo, non gli utilizzo ovviamente la mossa botta in testa perché sarebbe totalmente inefficace. Allora a questo punto mandiamo avanti Mushroomp, perché ho paura che Beldum non sia in grado insomma di sconfiggerlo molto facilmente. Ok, ovviamente lui dorme, noi ci recuperiamo PS e gli togliamo a lui e lo possiamo attaccare direttamente. Usiamo il pistola acqua e si è svegliato e utilizza Individua e vai. Praticamente i primi 5 minuti di questo video sono per sconfiggere un Sableye o Sableye o quello che vi pare. Che bello. Vai con pistola acqua. Oh, perfetto. Ok, vattene, grazie. Mushroomp proprio 427 punti esperienza, un botto, sale a livello 18 e tenta di imparare pazienza, ma noi non la faremo appunto imparare. Shroomish altri 427 punti, sale a livello 18. Beldum sale a livello 17 e basta, ok. Oh, vediamo un po' se ci danno le nostre gassose. Le tue lotte fanno scintille, l'atmosfera si è fatta incandescente, non potrei essere più soddisfatto. Come ringraziamento per il tuo odore, eccole qua, le sei gassose. Allora, vediamo un po' ora se uscendo e rientrando ci ridà la possibilità di comprarle. Perché se ci dà la possibilità di comprare tipo 12 o 6 a dozzine... Vabbè, qui ne possiamo comprare una alla volta, quindi ci vuole troppo.
Altrimenti comprare tipo le dozzine e una cassettata non sarebbe stata male. Ok, usciamo e andiamo avanti. Stavolta arriveremo invece a Porto Selcepoli. Eccola qua. Tipo mega gigante. Ah, qua c'era il faro, mi sembra. No, sì, c'era un faro, sì. Questo qua. Ok. Allora, noi dobbiamo consegnare la merce. Qua c'è una casa. Eccolo qua. Cantiere del Capitano Remo. E qua appunto c'è il Capitano Remo. Quale sarà di questi? Eccolo là. Se questa cosa va qua e quella va là, allora cosa devo fare? Non ci vengo a capo. Perché mi manca un pezzo. Ehi, ma tu chi sei? Ciao, sono Timon, il capo. Il capitano Remo mi ha incaricato di procedere un traghetto. Cos'è questo? Ma ci devo, fammi pensare, il capitano non c'è. Forse è andato di nuovo al museo scenografico. Vuoi cercare di consegnare direttamente la merce? Ma sì, andiamo quindi a consegnare al museo oceanografico la merce. Però prima possiamo passare anche direttamente dal mercato ed acquistare qualche prodotto. Ci sono vari strumenti utili, non so che di che tipo, però vediamo un po'. Questo hanno le alghe, ok. Questo che c'ha? Ok. L'energivendolo e ha, ok, proteine e sta roba qua, quindi non ci interessa. Questa? Mare aroma, rosa aroma, puccio aroma. Vabbè, non ci interessa. Le bambole. Ah, ok, questa è per fare le basi, quindi ci servirà la MT di forza segreta. L'ultima è questo qua. Macchine tecniche, vediamo un po'. Unghiaguzzi. Colonda, intombo blocco, confidenza, ok, non ci interessano, fanno abbastanza schifo i PMT. Ok, andiamoci. Vediamo un po', allora, andiamo al museo. Museo oceanografico. Hai detto che era qui. Fanno anche pagare per un museo. Dovrebbe essere gratis. È pieno di membri del team Magma. Boh, strano. Allora, vediamo un po'. Qui c'è la regione di Hoenn. Wow, ganzo. Semi vuoto, però bello. Sì, se stai cercando il capitano Remo, sono io in persona. Ah, devono essere i pezzi che ho ordinato dal signor Petri della Devon. Perfetto, grazie. Adesso possiamo prepararci per la spedizione. E questi che voglio ora? Ehi, aspetta, quella valigetta è nostra, come? E voi chi siete? Siamo il team Magma, il capo vuole i due pezzi, dammeli senza tante storie. Ah, cavolo! Io ho Shroomish davanti. Ok, affrontiamoli. Il primo Pokémon che manda è un Noobel, un Pokémon di tipo fuoco, no, fuoco e terra, mi sembra. E appunto si evolve in Camerapt. Allora, io l'ho utilizzato, a me non mi è mai piaciuto. Però ecco, se volete un Pokémon tipo fuoco, dato che qua, a meno che non utilizzate lo starter, prendete Torchic, di Pokémon tipo fuoco non ce n'è molti, quindi boh, vedete un po', a me non mi è mai garbato più di tanto, però vabbè. Vedete un po'. Se non avete la possibilità di fare qualche scambio o altro, usatelo tranquillamente, no? Ecco, non vi dico che è malvagissimo, però manco tanto forte. Ok, abbiamo sconfitto il primo e adesso arriverà anche il secondo. Vediamo che Pokémon ha. Due. Lo Zubat. Zubat. Dovremmo insegnare il Roccio Tomba a Marstamp. Allora, mandiamo in questo caso Beldum perché contata Zen, Zubat soffre le mosse tipo psico.
usa attacco d'ala e non sarà molto efficace, infatti. Usiamo qualsiasi Zen, usa morso, diciamo non ti intendi. Ragazzi, era scontatissima questa cosa. Perfetto. Ci manderà Nubel. Noi dovremmo mandare Marchstomp perché Bellum soffre di Pokémon tipo fuoco. Ok. Utilizziamo gli pistola acqua. Perfetto. Shroomish sarà a livello 19, tra un po' si evolverà anche. Allora io non gli faccio imparare né vele in polvere né altro, perché si muovono bene così. Ok, abbiamo sconfitto anche lui. Cosa? Ho perso una futura recluta promettente come me. Che facciamo? Se non otteniamo quella maglietta saranno guai. Accidenti, non avrei mai immaginato che un semplice ragazzino potesse metterci bastone tra le ruote. E ora? E lui? Oh cavolo, è il boss, è il bomber, è il padrone, è Mr. McMahon. No chance, no. Sono venuto di persona per capire come può essere tanto complicato rubare una valigetta, ma vedo solo una ciurma di pappa molle che non sa nemmeno tenere testa a un ragazzino. Sei giovane eppure hai un'espressione così determinata che quasi mi sento vacillare. Non mi stupisce che questi uomini a nulla non abbiano saputo tenere testa. Io sono Maxi, il capo del Team Magma. Io e i miei uomini guideremo il genere umano verso un ulteriore stadio dell'evoluzione. Tu sei giovane, il futuro del mondo è nelle mani dei giovani come te. Quindi ascolta bene quello che sto per dirti, perché potrebbe esserti utile. La terraferma non è altro che un palcoscenico allestito affinché il genere umano possa progredire nella sua evoluzione. Per far sì che gli esseri umani prosperino e raggiungano un ulteriore stadio evolutivo, è necessario espandere questo palcoscenico e farlo diventare una base abbastanza solida ed estesa da sostenere il nostro sviluppo. Per questo noi del Team Magma vogliamo espandere la terraferma. In questo modo garantiremo la felicità e la prosperità non solo degli umani, ma di tutto il mondo. Forse troppo giovane per capire un discorso così complicato. Beh, per oggi chiuderò un occhio, ma se ci metterà ancora un bastone fra le ruote, noi te la faremo passare liscia. Tienilo bene a mente. Andiamo, ragazzi. Quindi Max se ne va via, se ne va, Kabu Katz. Dunque, come hai fatto? Come hai detto che ti chiami? Ah sì, esci. Una situazione davvero tesa, meno male che c'eri tu. Già, quasi dimenticavo di ringraziarti per avermi portato qui i pezzi e ordinato la Devon. De nada. E ci consegna la merce. Appunto, Devon, non c'è tempo da perdere, dobbiamo partire più presto alla scoperta dei fondali marini. Grazie ancora e... scusa, devo scappare. Aspetta, non c'è da niente. Ci trattano tutti male, come schiavi. Usciamo di qua, vai, è meglio. Oddio. Oh, un altro Team Magma. Ehi, chi ci metto qui? Io? Io sono quello del Team Magma che avevo detto prima, ti ricordi? Tieni per farmi perdonare. MT-46 contiene furto, lo mosso tipo buio che ruba appunto lo strumento al Pokémon avversario. Allora, prima di salutarci volevo insegnare il roccio tomba a Marchstomp. Se mi riesce, non volevo dare la bacca a Niel. Ok. E gli togliamo ruggito. Perfetto. Dopodiché anche all'acciaio, a Wingull, a Tylo, sì, Wingull. Vai, ora vai, ci sono questi Wingull. Io gli tolgo beccata perché tanto cioè, non è un granché e ci abbiamo già attacco d'ala. Perfetto, ho imparato anche all'acciaio. Ok, quindi la decima parte termina qua. Come al solito vi dico, votate, commentate e iscrivetevi. Un ciao da 88. Ciao ragazzi.